Sconfitta Volantis, il regno della Roin ormai dominava su un territorio vastissimo che andava da sud dal mare dell'estate fino a nord al mare di Ib. Un territorio vastissimo che sarebbe potuto crescere ancora, ne avevamo la forza, ne avevamo gli uomini, ne avevamo la convinzione. Eppure decisi di fermarmi. Certo, avrei potuto attaccare Kor, avrei potuto spazzare via Tirosh, ma qualcosa mi spinse a fermarmi. A fermare la furia dei miei uomini, a fermare la mia sete di conquista. Rimandai i miei vassalli a casa. I miei alferi tornarono nelle loro terre a rimpolpare l'esercito, che dissi loro presto sarebbe nuovamente servito. Io rimasi nelle terre a sud. Dopo la caduta di Volantis e l'uccisione del loro triarca, molti signori erano rimasti in quelle terre a razziare e cercare di riconquistare quello che un tempo era stato loro. Non glielo permisi. Molti di loro morirono, alcuni di loro scapparono, altri vennero sconfitti e catturati. Uno, addirittura, si unì a me e decise di unirsi al mio seguito e di diventare un mio alfiere, forse il primo alfiere nobile ad essersi mai unito a me. Era stato un alfiere di Lorat, era divenuto poi di Norvos, di Tirosh, era passato a Volantis dopo esserne stato scacciato e ora veniva a me. Forse non era l'uomo più onesto del mondo, forse non era l'uomo più fedele del mondo, ma non mi importava. Un nobile che si univa alla mia causa era una grande notizia, decisamente più grande di tutti quei soldati a cui davamo la caccia in mezzo alle sterpaglie, massacrandoli uno dopo l'altro. Eppure non facevo quel lavoro da poliziotto per reclutare nobili, o almeno non solo. Non lo facevo per lasciare il tempo ai miei alfieri di riprendere le loro truppe, di rinforzare i propri eserciti, o almeno non solo. Non lo facevo per divertirmi e per tenere allenati gli spaccamontagna, o almeno non solo. Lo facevo perché in quel punto più facilmente potevo essere raggiunto dalle notizie che giungevano dal continente occidentale. Il continente occidentale in cui dopo anni di immobilità, dopo anni in cui Renly Baratheon e i Tyrell avevano dominato sulla zona centrale del continente, ma non avevano esteso il proprio dominio né a sud, laddove c'era Dorne, né a nord, dove la valle e i fiumi facevano da corona a Robb Stark, re del nord. Ebbene, qualcosa nelle terre dell'ovest era cambiato. Si diceva che un drago fosse tornato, non un Targaryen, non già quella ragazzina che si diceva combattesse con dei draghi. Come se io potessi credere che i draghi fossero tornati, non già quella ragazzina che si diceva combattere laggiù nel mare Dothraki e che ancora non era giunta a noi. No, un altro Targaryen. Aegon Targaryen, il figlio di Rhaegar, il secondo figlio di Rhaegar, il più grande dei figli maschi di Rhaegar, che doveva essere morto. Morto durante l'assedio del Prode del Re, morto, ucciso dalla montagna. Ma che a quanto pare non era così. Era ancora vivo, era sopravvissuto e si era unito all'Armata Dorata. Una strana scelta per un Targaryen. La Compagnia Dorata infatti era stata fondata da un suo antenato, Acre Acciaio, e da allora aveva combattuto per tutte le ribellioni Blackfyre, ribellioni che avevano cercato di deporre coloro che erano venuti prima di Aegon Targaryen e di suo padre Rhaegar. Eppure Aegon, almeno così si diceva, era stato accolto nella compagnia da John Connington, un vecchio alfiere del padre. Qui era cresciuto, aveva imparato a combattere e infine aveva convinto Harry Strickland, il capitano generale della Compagnia Dorata, l'aveva convinto ad attraversare il mare, raggiungere Dorne e da qui attaccare i domini dei Baratheon. Già, Dorne, perché Dorne non dimentica. Dorne non dimenticava la morte di Elia Martell, Dorne non dimenticava le colpe di Robert Baratheon, che ora ricadevano sul suo di lui fratello più giovane, Renly Baratheon, l'ultimo dei Baratheon ancora in vita. Dorne non dimentica e scese in guerra insieme ai Targaryen, che sbarcarono nelle Isole Scudo, le occuparono e da lì attraversarono quell'ultimo tratto di mare piombando nelle terre dell'Altopiano. Un attacco in piena regola. Un attacco contro i Tyrell, mentre Dorne attaccava Capo Tempesta. Sembrava un attacco infermabile. Però la Compagnia Dorata non sapeva più combattere nelle terre dell'Ovest. Troppo abituati a combattere al di là del mare, non conoscevano più la forza della cavalleria.
per loro sfortuna, i Tyrell avevano la più potente cavalleria che si fosse mai vista nel continente occidentale. Piombarono addosso alle truppe della Compagnia Dorata quando il vessillo con i teschi intrisi d'oro era ormai a pochi passi dalla loro capitale. La Compagnia Dorata combatté con coraggio. La Compagnia Dorata fu spazzata via. John Conington cadde, Henry Strickland vide il proprio tesco cadere nella polvere invece che elevarsi in mezzo agli acquelli degli altri capitani generali. Lo stesso Aegon Targaryen venne catturato ed impalato sul posto. Le ultime truppe dei Targaryen lasciarono l'isola Scudo e tornarono al di là del mare, nel continente orientale, laddove noi avevamo appena finito di combattere contro Volantis. E adesso Dorne, che non aveva dimenticato, era sola contro la Capotempesta, sola contro l'Altopiano e sola contro se stessa, perché Capotempesta era sbarcato, aveva occupato Lancia del Sole, aveva catturato e ucciso i Martell, e adesso Dorne sembrava essere preda della guerra civile. Io ero scappato da Dorne, io ero un bastardo di Dorne, ma quella era la mia casa. Non potevo lasciarla finire così. Progettavo di completare la conquista delle terre al di là del mare e poi forse un giorno sbarcare nei Sette Regni. Invece sembra che avrei dovuto anticipare. Sembrava proprio che adesso le mie truppe avrebbero dovuto attraversare il mare. Avevo visto ciò che era successo alla Compagnia Dorata. Non avrei ripetuto lo stesso errore. Ciao a tutti, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e se volete vedere anche i prossimi iscrivetevi al canale per non perdere neanche uno. Grazie, a presto!